No, dico, sono così nera, ma così nera che mi è passata la voglia pure di uscire, anche se devo farlo. Sono così nera. Allora, ho provato lo shampoo antigiallo, il Silver di La Roche-Posay. Prima ho fatto un lavaggio con uno shampoo senza fosfati Fructis all'aloe e poi ho passato un bel po' di questo shampoo lasciandolo proprio bello, bello ricco, lasciandolo in posa per 35 minuti. Il risultato l'ho sciacquato, i capelli morbidissimi, ho messo leggermente un po' di balsamo leave-in e il risultato è questo. Allora, non li ho fonati perché sicuramente li raccoglierò. Mi piacciono, credo che vadano. Questo shampoo non è così forte come altri blue shampoo, ma è uno shampoo, a mio parere, per quello che voglio io, che devono diventare assolutamente bianchi, diventano bianchi anche io devo fare la parte retro che non si vede, ma non l'ho trovato, cioè mi sembrava anche indossandolo, facendo lo shampoo, non c'era tanto pigmento viola, però il risultato c'è. Adesso lasciamo perdere che sono un po' frizzy perché questo Taglio scalato. per le mie esigenze va benissimo, secondo me può andare bene per chi ha mesh. Per quanto riguarda i capelli decolorati, tenete presente che i miei sono naturali, ad eccezione dell'ultima parte qui, ha qualcosa ancora di decolorato, e questa parte qui che rimane sempre gialla, credo che per via di quel vizio che ho. Poi ho queste strisce così che sono naturali perché il mio essere bianca è parziale, cioè ci sono delle parti dove non sono bianche, ecco per esempio questa qua, ma comunque sono quisquille. Niente, è uno shampoo da provare per la fascia dei blush, degli shampoo antigiallo è abbastanza costosa, questa costa 3,50 euro. E quindi diciamo che è abbordabile. Mi piace la prima impressione. Devo vedere durante il giorno. Ah, ecco una cosa che invece io il leave-in l'ho messo soltanto sulle punte per poter districare i capelli e devo dire che lascia un profumo sui capelli molto piacevole e delicatissimo e soprattutto li lascia morbidi. Cosa che invece gli shampoo blu, gli shampoo antigiallo essiccano tanto. Come mi sto truccando in questo momento, il periodo non lo so, ma questa è la ring light da tavola. Metto in funzione oggi per truccarmi una luce verdastra. Scusatemi, finché trovo. No, adesso qui cambia sempre colore. Niente, non riesco a imparare. Va bene. Questa è gialla, rossa. Dove sono quelle normali? E questa è bianca. Non lo so, proprio non riesco a capire. A me mi sembra troppo sparafesciata, non lo so. Vabbè. Certo, dovrei avere una cosa nera. Questi sono i capelli che ho fatto ieri. E niente, mi avete chiesto quel trucco. Certo, qua magari non si vede nella stessa maniera. Ho questa base, questo è il secondo, il C6 do Sport, che
che di solito metto a mano, troppo sparaflesciata sta luce. Non lo so, vabbè, comunque, questo sì, e come si fa? No, come si fa? Vabbè, come si fa a mostrare i prodotti? Insomma, Shiseido Sport è una protezione solare BB Cream che se ne può mettere anche tanta. Perché sembra, cioè sbianca, però poi si può scaldare, perché se ne mette poca non fa l'effetto di protezione. E quindi se la uso, questa non la uso per andare al mare, ma la uso in città, quindi se è per un'uscita di 1 o 2 ore, 2 ore, 3 ore, insomma, non è necessario. Quindi questa è quella che avevo l'altro giorno quando mi avete fatto i complimenti. Sì, è questa qua. Allora, come la, visto che sbianca, anche se io sul viso non sono molto abbronzata rispetto al corpo, uso per chi me l'ha chiesto, ma insomma questo set di Diego Dalla Palma, che sarebbero ombretti, ma io li uso come blush usando un pennello di Real Technique. E allora qui vado a scaldare, certo, insomma, al solito, vado a scaldare quello che c'è da scaldare per dare un po' di colore. Sto facendo questo perché non per fare il video, ma perché devo uscire, l'aria rinfrescata. Ho avuto, domani vado a fare il prelievo, ma è brutto che domani mi avrebbero portato al mare, solo che lo stabilimento chiude. Il Lido chiude perché c'è stato brutto tempo e anticipa la chiusura. Di solito faccio le sopracciglia, voglio provare a riutilizzare Glossier, anche se in questo periodo non ho utilizzato Glossier e sinceramente avrei dovuto farlo prima di mettere, ma sto registrando, sì. Prima di mettere il fondo perché non c'è bisogno, cioè è preferibile non con una, verrà un video orrendo, con una base grassa devono essere estremamente pulite, ma io siccome non è che devo ricostruire le sopracciglia, devo andare solo a riempire quei buchi dovuti all'età. Forse mi rifarò quell'ennè che ho fatto prima di andare in vacanza. Ecco, io dove ho i buchini vado con questo perché sinceramente il buon Dio mi ha dato sopracciglia a mo' di baffi, baffoni direi Umberto, e per cui non è che debba costruire tutto. Poi volevo provare pure questa lampada, è stata omaggiata da un'azienda e mi sembra anche carino mostrarla perché di comodo è comoda, nel senso saper utilizzare, calibrare i colori, ma non lo so fare neanche con quella grande, ma più che altro per chi va in vacanza, cioè per gli addetti ai lavori, quelli che vanno in vacanza, ma secondo me anche per chi si trucca. È buono anche il concetto per chi si trucca. È di facile trasporto perché se vogliamo metterla in una considerazione, questa è la scatola, insomma. Ma trovando la custodia giusta rientra anche in una situazione più piccola, insomma. Poi ho sempre
finché mi deciderò, di Chanel, che quello stick che pensavo fosse sul nero e invece blu scuro, che io metto qui alla base delle ciglia per scurire e non avere l'occhio da pesce fracico, e metto questo. Però veramente eravate più interessati alla base. La base è questa. Probabilmente chi me l'ha chiesto non mi segue tanto. Sei iscritta a questo canale? Hai attivato la campanella, ragazzi. La campanella sto vedendo com'è. In questo periodo la campanella di iscrizione attiva, almeno su di me, sui canali a cui sono iscritta io, non funziona. Quindi, boh, quei pochi che siete iscritti, cioè, nel senso che io posso vedere dalle statistiche, io prendo sempre questo coso da mani, vado sulla parte più scura e faccio una sorta di ritocco qui. Ecco, non mi arrivano le notifiche. Come no, mi arrivano le notifiche solo ai commenti a cui rispondo io e voi a vostra volta, si dice. Scusate, non sono stata bene, ho la pressione a zero. Ho dormito dalle 11:30 all'una, mentre la signora che mi aiuterà qua, che ha pulito anche i lampadari. Quindi non mi arriva non mi arriva la notifica del vostro primo commento, ma se io vi rispondo poi mi arriva il commento. Insomma, un macello. Ho trovato un sistema per leggere i commenti e c'è una sezione dell'applicazione YouTube che dice commenti e li vado a leggere lì. Questo nell'applicazione, oppure mi devo mettere ogni tanto al computer e rispondervi da lì, perché io col telefono ho veramente molta, ma poca manualità e pratica. Poi Charlotte Tilbury uso una Pillow Talk. No, non la posso utilizzare per... Ah no, però c'ho anche... E qui c'è ancora il tempera matite che avevo comprato in emergenza. Mazza, si era spezzata tanto, la cosa. Già dura pochissimo. Oh mamma mia. Guardate quanto ne sto... Cioè, quant'è? No, niente. Scusatemi. No, comunque io questa cosa qua a Charlotte Tilbury gliela faccio proprio vedere. Dear Charlotte, è mai possibile? Una matita che costa quello che costa? È anche... No, non esiste, non esiste. Cara Charlotte, dear Charlotte, this is a Pillow Talk. Ok? Porca miseria. Io scrivo a Charlotte, cioè non si può, mamma mia, no, sono un po' nera in questo momento, veramente nera. Vabbè, lasciamo stare, va. Non mi dovevo arrabbiare. E niente, uso la mia matitina di Essence, volevo comprare un'altra Pillow Talk ma per gli occhi, ma ne farò volentieri a meno. Questa è Essence, la solita. Ma che ra, Charlotte? No, sono nera. Dice uno si arrabbia per il trucco, no. Poi metto di Givenchy questo colore qua. È colore lucida le labbra, sta bene con quella matita. E poi lo tampono per via della mascherina, insomma, perché rilascia un po' di colore, poi mischiandosi con la matita. Non avevo questo l'altro giorno, ma avevo... Per mascara, il mascara che avevo era un mascara normale,
Oggi metto quello viola di Shiseido, le labbra viola, non tanto che voglio dire che si vede, con la luce naturale le cose sono diverse rispetto a come sono combinate le youtuber, vabbè hanno anche quegli a specie di ombrelli qua, cioè così, dice uno si deve organizzare. E poi avevo sì, il mascara. E questo è i capelli con questo shampoo. Poi vedete, poi non ho fatto assolutamente niente. Ho messo un po' di olio di Caudalie, ma alla fine non li ho mai legati per lasciarli un po' lisci. Quanto a questo ring light, io vi saluto così cioè. Questo è aumentando la luce, questo è diminuendo. Sì, questo deve essere, è la luce bianca. Ah, questa è la luce bianca. Forse era meglio la luce bianca per truccarmi. No, oddio, che ho fatto? Il trucco che avevo l'altro giorno, di solito io mi posiziono qua. Ma c'è tanta luce, non so che cosa devo calibrare. Comunque, ragazze, questo era quanto. Io esco e vado a fare le mie commissioni. Trucco di inizio settembre. Metto qua che magari c'è il bianco. Non lo so da che cosa dipende, portate pazienza. Vi voglio bene, baci, ciao.